Nell'ottimo libro Proprietari di sé della natura, l'autore novello Papa Fava smonta il mito della cosa pubblica, della proprietà pubblica, che è uno dei tanti miti, dei falsi miti della democrazia e del culto della derazione dello Stato. Quando il governo possiede qualcosa o conduce un'attività produttiva, si dice che questa è posseduta pubblicamente, cioè è di proprietà pubblica. Proprietà di tutti i cittadini. Quando delle risorse naturali vengono vendute o assegnate all'impresa privata, viene detto che il demanio pubblico è stato ceduto ai ristretti interessi privati. Quello che se ne deduce è che quando il governo possiede una risorsa, noi, tutti i membri della cosa pubblica, possediamo una uguale quota di tale proprietà. Ma questo è solo un mito. Infatti, proprietà pubblica significa semplicemente che è la classe politica a possedere il bene. L'aspetto rilevante della proprietà, infatti, non è la sua forma legale, ma il reale potere di decidere su di essa. E sono gli ufficiali governativi coloro che dirigono l'uso della risorsa pubblica e quindi la possiedono. Ogni cittadino che dubitasse di questo può provare a recintare la sua quota di un parco nazionale, per uso personale, per esempio. Oppure può provare a venderla a terzi, argomentando poi le sue ragioni in tribunale. Chi è soggetto ad un governo non può contrattarne un'uscita vendendo le proprie azioni come invece può fare quando è socio di un'azienda. Se io non posso vendere una cosa, è evidente che non la possiedo veramente. La realtà è che qualunque sia la forma di governo, sono i governanti i veri decisori ultimi sulla proprietà pubblica, infatti sono loro che possono eventualmente vendere quella proprietà pubblica. Il pubblico, i cittadini, non ne possiede alcuna parte. Lo Stato concede ai cittadini soltanto permessi a utilizzare i beni pubblici, permessi che può definire e revocare come e quando vuole. Tuttavia, in una democrazia, nel lungo periodo sotto ogni forma di governo, i governanti sono solo transitori. Quindi nessun uomo politico è niente di più che un proprietario temporaneo. Qual è la conseguenza di questo fatto? Che mentre un proprietario privato è sicuro della sua proprietà nel tempo, e allora, al fine di mantenerne alto il valore capitale, pianifica l'uso della risorsa per un lungo periodo, l'uomo politico o l'impiegato statale tende invece a spremerla il più velocemente possibile durante il periodo della sua carica, poiché non ha la sicurezza della proprietà. Gli ufficiali governativi possiedono solamente l'uso delle risorse, ma non il loro valore capitale, che rimane non posseduto da nessuno. Solo l'uso immediato può essere posseduto dai governanti politici, ma non la risorsa in sé. Allora, questa possibilità di decidere per un tempo limitato della risorsa pubblica rende vantaggioso non tanto conservarla, ma al contrario utilizzarla il prima possibile. La cosa curiosa, come osserva Rothbard, è che quasi tutti gli scrittori ripetono meccanicamente la nozione sbagliata, secondo cui i proprietari privati devono avere una visione di breve periodo, mentre invece solo la classe politica può assumere una visione di lungo periodo e allocare la proprietà in modo da promuovere il benessere generale. La verità è esattamente l'opposto. È l'individuo privato, consapevole che la propria risorsa rimarrà sua nel tempo, che è motivato a non farla deperire per mantenerne alto il valore monetario, anche nell'ipotesi di una vendita. Al contrario, l'uomo politico gestisce la risorsa con l'orizzonte breve del suo mandato perché è consapevole che alla fine essa passerà di mano senza ricavarne nulla. Preoccupati per la rielezione, e quindi sempre alla ricerca del consenso, i governanti amministrano i beni in modo da favorire quei gruppi capaci di ricambiare con voti e appoggi senza valutare i danni futuri delle loro azioni.